Entriamo nello studio della designer Livia Massacesi, siamo a Roma, al quartiere Trieste, è qui che nascono le creazioni, uno studio dove passa moltissimo tempo. Buongiorno. Buongiorno. Una grande soddisfazione quella di Sanremo. Sì, veramente una grandissima soddisfazione. I volti di tutti i big in gara nella grafica delle canzoni di Sanremo sono stati realizzati proprio dalla giovane designer romana. Scelto il suo progetto per la sintesi, comunicare con pochi essenziali elementi per focalizzare l'attenzione sul messaggio. Ecco Alisa, Claudio Baglioni, Bisio, Briga, Einar, Federica Carta, Gaemon, Livio Coglie e Mahmood. C'è stato qualche artista che ha gradito particolarmente questo tuo lavoro? Mi sono arrivate notizie di Ultimo che ha gradito molto, addirittura con un pensiero di applicazione al merchandising di questi ritratti. Questo è un lavoro che nasce tanto tempo fa, che ha trovato comunamento in particolare con la musica. Che cosa ti ispiri per queste figure così stilizzate, così semplificate, minimaliste? Io sono una visual designer e quindi la mia carriera professionale ha puntato sempre sulla sintesi e raccontare un contenuto di qualcun altro con il minor numero di elementi grafici. Per cui poi quando mi sono approcciata all'illustrazione più o meno il metodo è stato lo stesso. Una donna impegnata verso le donne perché il prossimo lavoro è puntato proprio sul femminile. Sì, esatto. Il prossimo lavoro è anche un lavoro a cui lavoro da 5 anni. Ed è un progetto sul raccontare l'evoluzione sociale della figura femminile nel Novecento, ma farlo attraverso l'abbigliamento. Per poterlo fare ho studiato un sistema molto sintetico come quello dei volti, che però si limita a raccontare l'abbigliamento, come cambia, quali sono gli elementi che poi incidono nel raccontarci il cambiamento sociale della donna. Se fosse una canzone, un tuo ritratto, di quale artista sarebbe? In questo momento è Achille Lauro, perché è uno di quelli che mi ha appassionato di più sia realizzare che vedere